William Nonnis. Tra l'altro, scusa, ma noi di formazione, William, benvenuto, ormai anche tu sei di casa, ne parliamo da almeno 2 anni. Avevamo lanciato un appello con la richiesta di una task force istituzionale chiedendo la formazione anche nelle scuole, perché a differenza degli stati vicini, vero William, non siamo così preparati. William, rispondi a Giampaolo e Gianluca. No, no, sicuramente che è stato detto è correttissimo e fortuna che ci sono persone come oggi colleghi relatori. Vi ho voluti qua insieme, vi ho valutato prima. Vabbè, certo, siamo stati sul banco di prova, come si suol So che dire. siete aperti culturalmente. Diciamo che il problema che mi è piaciuto che ha sottolineato Gianluca è analizzare quanto in quel caso chi governa nel senso lato un'azienda, chi gestisce un'azienda o un terreno o quello che volete voi, sia realmente cosciente, perché si parla di coscienza, e consapevole di quale sia uno strumento alternativo per poter migliorare il loro processo e la loro quotidianità. William, vado a sottolineare quello che sta dicendo Nuccia Alboni, proprio quello che state dicendo anche voi. Ciao Nuccia, tra l'altro, condivido l'affermazione del direttore, quindi voi, sul mantenere una parte umana durante questa transizione digitale. Quindi siamo assolutamente in linea. Nuccia Alboni è una produttrice di melanzane, quindi un produttore della Sicilia. Stiamo parlando di produzione. Ok, e quindi ecco, tornando al discorso che diceva Gianluca, il compito più difficile del digitale in questo momento della trasformazione digitale, chiamiamola così, è far percepire il valore con uno strumento e metterlo poi calare a terra, come dico sempre io. Questo perché, secondo il mio punto di vista, siamo ancora lontani dal andare a comunicare o, tra virgolette, interloquire con un contadino, quindi un produttore di ortaggi, arance, quello che volete voi, e dire: guarda che da domani se installi i droni, installi i sensori, automatizzi i processi, tu non ti spacchi più la schiena, ma c'è qualcun altro che lavora per te, una macchina, un robot, quello che caspita volete voi, tu devi solo gestirlo. In quel momento non è tanto la paura della persona che si sente sconnesso con un mondo diverso rispetto a quello in cui lui è nato, è portato e vive, ma il suo ragionamento è: ma allora perdo tutto. Ecco, questo è il punto nel momento in cui, tra virgolette, bisogna far passare il valore del digitale, della trasformazione digitale, ma anche della continuità, nel senso che l'uomo deve essere al centro di questo valore del digitale, perché ricordiamoci sempre un punto fondamentale: che le macchine funzionano se recepiscono informazioni da noi comuni mortali, perché se noi non diamo input, le macchine non erogano output, come si suol dire. Quindi di conseguenza siamo noi artefici del nostro destino. Per quanto riguarda i processi di filiera, come diceva sempre Gianluca, Giampaolo, ma anche Francesco, sicuramente siamo un paese dove vanno rivisitati totalmente, perché stiamo ragionando con gli strumenti digitali, ma in maniera analogica. Non può funzionare questo. Non, purtroppo c'è un cortocircuito enorme. Francesco poi lo sa perché abbiamo avuto molte volte il confronto, il dialogo anche nei convegni Angi, che grazie a Dio esiste Angi, nel senso che divulga in tutto il territorio, fa convegni e quant'altro sulle nuove tecnologie, start-up, eccetera, eccetera. Quindi questo è un cortocircuito che bisogna sanare, capire e risolvere. Per risolvere questo, oggi siamo ancora allo stato brado, secondo il mio punto di vista, perché se andiamo ad analizzare le nuove leve, chiamiamole generazione Z, Alfa, Y, tutte quelle che volete voi, alle scuole medie, superiori e università, ahimè, fanno programmi che facevamo noi comuni relatori in questo momento 30 anni fa. E capite benissimo che è improponibile fare una trasformazione con dei programmi obsoleti. Su questo ci viene in aiuto, scusatemi, la Francia, perché la Francia fondamentalmente è il primo stato europeo dove ogni 5 anni l'istruzione dalle medie all'università
viene rinnovata con un restyling a livello di programmi, di formazione, eccetera, eccetera. Basti pensare che la Francia nel 2017 ha integrato nelle scuole superiori, non mi sto inventando nulla, il fintech, cosa che qua in Italia è ancora una materia obsoleta, sconosciuta. Quando parli di fintech in Italia, dico, ma che cos'è un wafer? Che cos'è un alimento? Cioè, vieni addirittura, tra virgolette, visto anche male, perché dicono, ma guarda questo cosa sta dicendo, parla arabo. E quindi, quando tu prima hai citato che 2 anni fa avevamo proposto al ministro, non mi ricordo chi era, adesso all'istruzione c'è un vuoto, la task force per la formazione, è perché fondamentalmente parte tutto da lì. I nuovi manager, le nuove leve, le nuove realtà, se tu le formi con una mentalità di 40 anni fa, non ti puoi trovare l'innovatore di turno a risolverti un problema. E su questo chi, tra virgolette, ci dà tanti calci a livello internazionale è la Cina. La Cina sostanzialmente, faccio un esempio banalissimo, insegna a tutti i ragazzi dalla terza elementare in su l'intelligenza artificiale nelle scuole. Quindi è inutile che ci vogliamo allontanare dallo strumento digitale per paura. Attenzione, questa paura poi scatena che cosa? Che lo strumento digitale governi l'essere umano, quindi lo subiamo come stiamo facendo oggi. Sostanzialmente stiamo facendo oggi, stiamo subendo questa condizione qua. E allo stesso tempo cosa succede? Che fondamentalmente se non si ha una visione a livello governativo, passatemelo perché poi io sono molto diretto su queste cose, purtroppo c'ho sto limite. Giusto così. A livello governativo, quando si imposta una strategia di transizione, trasformazione che sia del paese, del tessuto sociale, non può essere una transizione, una trasformazione a domani mattina come siamo abituati a ragionare noi. Il digitale va programmato per un minimo da 10 anni in su, perché il digitale ti rende dopo X anni, non ti può rendere domani mattina. Sono le materie della tecnologia che funzionano così. Quindi cosa succede? Succede che, ahimè, secondo il mio punto di vista, non è un problema anagrafico, come si sente dire, eccetera, eccetera, è un problema di approccio. Ma se queste linee guida, questa roadmap, questo viaggio, chiamiamolo questo viaggio di trasformazione digitale, transizione, non parte dall'alto un input, un segnale nel dire guarda che la sensoristica, il trasferimento di informazioni come io dico startup, ma è PMI, come diceva Francesco, di Francesco, che trasporta le informazioni da un punto A a un punto B in maniera innovativa, chiamiamola così, assolutamente. Cosa succede? Che se io dico sempre al contadino, ma al produttore fondamentalmente non gli si fa capire questo vantaggio, diventa difficile che poi tutta la filiera che c'è, da dove nasce un prodotto, a dove viene lavorato, a dove viene esposto, a dove viene consumato, ne subisca o ne tragga una conseguenza positiva. Facevo l'esempio questi giorni, giusto parlavamo di Made in Italy, visto che in Italia ora hanno cambiato anche i nomi dei ministeri, perché abbiamo questa moda di cambiare i nomi dei ministeri, e allora sono andato a vedere questo Made in Italy e Impresa 4.0, se non mi sbaglio, allora non me li ricordo. Made in Italy vuol dire tutto, ma vuol dire nulla. Cioè, nel senso che se tu dici al contadino o al produttore guarda che ti devi mettere la sensoristica, i migliori apparati tecnologici e quant'altro, fai la formazione, tutto bello, tutto figo, prendiamo l'esempio delle olive, dell'olio extravergine, diciamo d'oliva, etichettato italiano, ma sapete benissimo che non abbiamo un quantitativo di olivetti, nel senso a livello nazionale, per poter soddisfare il fabbisogno che noi richiediamo, quindi sostanzialmente c'è un mix di oli dalla Turchia, da dove volete voi, non lo so, perché questo è più bravo sicuramente Gianluca per questo punto di vista. Cosa succede? Che William fa tutto il suo terreno, lo digitalizza, quindi AgriFood 4.0, fa tutto bello, tutto figo, andiamo al frantoio, peccato che il frantoio, le mie olive, vengono buttate con quello col restante che c'è, tra virgolette, gli altri contadini, produttori, eccetera, eccetera. Quindi in quel caso come faccio io a dire il mio olio è più buono o ha una nata migliore rispetto al vicino di casa?
anche lì c'è uno stop della filiera, perché sostanzialmente il laboratorio che, tra virgolette, effettua la trasformazione dallo stato solido allo stato liquido deve essere interconnesso con degli apparati che garantiscono che il raccolto di William sia, tra virgolette, macinato solo il raccolto di William. Ad oggi non è così. È difficile fare un processo di trasformazione se iniziamo a pretendere sì dal produttore, ma poi ci fermiamo all'altro step successivo, al laboratorio, che dice, ma io i miei macchinari non li metto in comunicazione, quindi su internet o collegati a degli algoritmi, perché per risparmiare energia, che per carità ci sta, tutto corretto, devo mettere nel calderone tutto quello che è raccolto di questa giornata. Ma non funziona così. Come, allora anche prendere in giro poi per tutto il proseguo della filiera, sia il venditore, quindi la grossa distribuzione che compra a un prezzo, ma allo stesso tempo anche il cliente che va a consumare quel prodotto, perché secondo il mio punto ribadisco, è improponibile, poi Gianluca mi darà notizie magari su questo, che sulla grande distribuzione, i grossi supermercati, le grandi firme, le grandi marche, trovi sempre scritto olio extravergine d'oliva totalmente 100% italiano. Io devo capire dove esiste che si soddisfa il fabbisogno di 60 milioni di persone per 365 giorni l'anno con olio italiano, visto che, ribadisco un concetto fondamentale, e Gianluca e gli altri lo sanno, abbiamo un'imposizione dall'Unione Europea per esportare quello che noi produciamo, coltiviamo e quant'altro in territorio nazionale, quindi andare fuori dall'Italia. Quindi bisogna anche parlare chiaro ai clienti, nel senso che al cliente finale, ma anche alla grossa distribuzione. Una bottiglia da un litro di olio non può costare, se veramente italiano, 3,40 euro, perché siamo alla follia omicida. E prendere in giro le persone, io capisco la crisi, tutto quello che volete voi, ma mediamente mi insegnate, voi siete del settore, che un litro di olio stiamo sui 16-17 euro a litro, sostanzialmente, quello buono, tra virgolette. E quindi diciamo che, secondo il mio punto di vista, la tecnologia è uno step successivo. Innanzitutto dobbiamo lavorare in trasparenza. E perché dobbiamo lavorare in trasparenza? Per quello che diceva Gianluca e Giampaolo, per guadagnare valore a livello di brand e di azienda, perché oggi le aziende, loro sicuramente mi confermeranno, hanno paura a mettersi in piazza a nudo, sostanzialmente, perché nel momento in cui io mi metto a nudo che vendo l'olio extravergine d'oliva e ho un terreno di X ettari ma non riesco a soddisfare annualmente la richiesta, esco fuori che sto bluffando. Quindi anche le aziende devono iniziare a capire che, se questa è una mia personale opinione, che devono scegliere o la grossa distribuzione o il mercato di nicchia, oppure, bello mio, devi parlare chiaro, non è olio italiano, è un mix italiano, turco, cinese, quello che volete voi, in modo che comunque io, consumatore, ho la facoltà di scegliere con una tracciabilità documentata e non con quella che, diciamo, si effettua la scansione oggi, dove ti dicono scansione al QR code e c'è scritto produttore Giovanni Rossi, confezionato a Milano, finito. Ecco qui che interviene la blockchain. Lo so che interviene la blockchain, me la servite però sul piatto d'argento, come al solito. Però anche qua vi dico, sì, la blockchain, sapete benissimo che per me ormai sono 10 anni che sto dietro questo mondo, la blockchain però deve essere vista come lo step finale, anche perché se l'informazione transata o inserita in blockchain è falsa, rimane falsa. Allora cosa succede? Che la blockchain funziona nel momento in cui la sensoristica, i droni, tutto quello che conosciamo, il laboratorio interconnesso e quant'altro è messo a sistema, come diceva Giampaolo, tutto a sistema, tutto trasparente, tutto visibile, accessibile, allora sì che ti dico che la blockchain funziona. Altrimenti, come ho avuto modo di, tra virgolette, confrontarmi con Centinaio e con Alessandra Pesce quando fu il primo governo giallo-verde, è inutile che spariamo la filiera del, non mi ricordo, del vino, dell'olio stesso, era su blockchain. Peccato che poi io sono andato a vedere che il controllo, tra virgolette, di questa filiera
viene scritta su database Access, che è una follia omicida, o fogli Excel, perché ancora siamo a questi, diciamo, a questi livelli. E quando tu garantisci al consumatore: no, il mio olio, il mio vino o il mio quello che vuoi tu è buono, ma è trascritto su un foglio Excel che chiami il primo dipendente di turno e modifica, qual è la credibilità di qualsiasi azienda, di qualsiasi prodotto? Ecco perché l'aspetto umano gioca, tra virgolette, un ruolo fondamentale, ma l'aspetto umano non solo nella competenza tecnologica, ma nell'onestà intellettuale verso il prossimo, nel dire: questo posso fare, questo posso darti, a queste modalità. Poi sono io consumatore che scelgo. Sono stato noioso, scusatemi, però è così. Non ti sentiamo, Simona. Bravissimo come sempre, soprattutto a me piace molto William, perché è sempre molto diretto ed onesto, quindi è quello che apprezzo moltissimo. Mi piace molto perché Nuccia sta intervenendo, stimola sulla blockchain, non posso svelare molto, ma lei è lì con la blockchain. Quindi quando lei scrive certificazione dal seme al vivaio alla produzione fino al consumatore, è esattamente quello che dice William. William, vogliamo andare in chiusura con un bel colpo secco come tua abitudine? Il mio colpo secco, abbiamo toccato talmente tante tematiche che riguardano la nostra quotidianità, quindi metti al centro l'essere umano su tutto quello che succede. Giampaolo prima ha citato Helsinki, non ho voluto dirla, ma Helsinki è la prima pubblica amministrazione a livello europeo come servizi, come erogazione, come user friendly, come la chiamo Gianluca. Io. Sì, lui ha citato Helsinki, quindi le stavo dicendo per quello là. Infatti molti ragazzi, te lo dico, uno è partito recentemente, 20 giorni fa, è andato a lavorare con una startup per la pubblica amministrazione locale su processi innovativi, perché lì, faccio l'esempio, aprire la startup è roba di un'ora, di vai al comune, ti registri, dai tutte le tue generalità, cosa vuoi fare, cosa non vuoi fare, e apri la startup e sei operativo. Cosa, vabbè, che toccheremo in altre circostanze, nel senso che comunque qua in Italia sono concetti che vogliamo copiare dalla Silicon Valley, ma siamo ancora all'età della pietra, come la definisco io, insomma, ecco. Però fondamentalmente no, è così, è inutile, basta vedere l'ultimo decreto, avevamo tolto i notai, quindi l'apertura delle startup online, no, abbiamo rifatto una legge per rimettere i notai, cioè tu capisci che è una contraddizione contro noi stessi. Oppure, collegandomi ai colleghi, abbiamo incentivato lo smart working oltre al lavoro durante la pandemia, abbiamo fatto una legge che massimo 6 giorni al mese di utilizzo di smart working, cioè tu capisci che è una contraddizione costante. Noi siamo un popolo molto contraddittorio, diciamo che fondamentalmente, chiudo con uno slogan, vediamo. Vai. Se lo percepisci. Innovare... Certo, aspetta che scrivo. La mia follower preferita, come si suol dire. È vero, sfida all'inizio. No, è vero. Allora, innovare significa vedere realmente ciò che ancora non è. Cosa vuol dire questo? Che chi dall'alto ci dà una roadmap, una linea guida, come ho detto all'inizio, non può guardare a oggi come hanno fatto a Helsinki, in Lituania, i paesi dell'est che sono molto più evoluti sotto questo punto di vista. Ribadisco che noi siamo al 25° posto nell'indice DESI a livello europeo, quindi capite benissimo come siamo messi. Quindi questo cosa vuol dire? Che chi dà una linea guida a un popolo, a una nazione, deve vedere un qualcosa da qui a 30 anni, cosa che l'essere umano non è in grado di vedere, ma come ci sono stati Steve Jobs, Elon Musk, i vari, diciamo, visionari, in Italia ci sono, ma bisogna dare spazio a queste persone e non ragionare: quello che faccio io è solo mio e me lo tengo a casa mia, lo governo io, perché noi non abbiamo ancora acquisito un concetto fondamentale che Giampaolo diceva prima, cioè la condivisione, che è stato un fattore scatenante della globalizzazione, ma noi ancora non l'abbiamo capito perché ragioniamo da singoli. Quindi formarsi in maniera collettiva su un processo, su una roadmap, su quello che volete voi, porterà forse a un risultato per le prossime 2-3 generazioni, però dobbiamo dare un imprinting noi, finché ce la facciamo, perché poi arriviamo ognuno di noi a un punto che dice basta, non ne posso più. No, però ognuno di noi fa il proprio lavoro con passione, con professionalità.
quindi ognuno deve dare il massimo. E tornando sempre al discorso di Gianluca e Giampaolo, in totale trasparenza e umiltà soprattutto. Questo è quello che manca a livello sociale nel nostro tessuto.